quale lato di questo video è registrato con una fotocamera full frame e quale con una APS-C? Beh, prima di darti la risposta a questo quesito, voglio lasciarti il tempo per riflettere fino alla fine di questo video, perché non voglio influenzare il tuo giudizio. Ma attenzione, ci tengo a fare una premessa molto importante, perché in questo video non voglio andare a parlare di specifiche tecniche o di fotografia, ma voglio proprio fare un paragone per chi si troverà ad utilizzare questi sistemi o di dover scegliere di utilizzare questi sistemi in una situazione come questa, ovvero una situazione di luce controllata, immagine fissa e quindi una ripresa che potrebbe essere quella per un canale YouTube, per un videocorso o per una situazione analoga. Io sono Dario, il fondatore della community di Passione Video, e in questo canale ti porto la mia esperienza per aiutarti a migliorare la qualità dei tuoi video. E in questo momento sto cercando di fissare in mezzo tra le due videocamere perché non so quale delle due guardare. Ho deciso di tornare ad affrontare questo argomento che avevo già trattato in un video di 2 anni fa effettivamente, perché nel frattempo la tecnologia è andata avanti, è evoluta, e infatti questo confronto è in 4K a 25 fotogrammi al secondo, cosa che all'epoca non avevo potuto fare perché avevo una APS-C che registrava al massimo in Full HD. Detto questo, la riflessione che voglio fare oggi riguarda proprio l'evoluzione del mondo della fotografia. Infatti con gli smartphone e l'evoluzione che hanno avuto nel tempo, beh, le case di produzione di macchine fotografiche e videocamere hanno dovuto evolversi di conseguenza e hanno probabilmente puntato ad un settore che fosse il settore che gli permetteva di crescere più velocemente, ovvero laddove la gente spendeva più soldi. Vi faccio un esempio. Immaginiamo di essere una casa produttrice di automobili e di avere 2 modelli di automobili. Un'automobile di lusso, rivolta quindi a un pubblico che spende molti soldi per sfoggiare la sua macchina bella, è un'automobile adatta per tutte le famiglie che devono semplicemente andare a lavorare e portare i figli a scuola, quindi con un costo molto contenuto. Ecco, la differenza fra queste due automobili è evidente ed è chiaro che l'automobile di lusso porterà più soldi nelle casse della casa produttrice. Oltretutto l'automobile di lusso sarà corredata da una serie di accessori di lusso che quindi andranno ad aumentare il valore dell'automobile e quindi l'incasso nelle tasche della casa di produzione di automobili, che per ottenere lo stesso valore dovrà vendere un quantitativo di auto alle famiglie molto più elevato. Detto questo, paragone un po' strano, beh, è la stessa cosa che succede nel mondo delle fotografie. Infatti chi non fa un uso professionale o un uso particolarmente importante del mondo della fotografia e del video può tranquillamente accontentarsi di fare tutto con lo smartphone. E quindi il settore delle fotocamere, beh, è stato molto aggredito da questa cosa. Di conseguenza le case produttrici di macchine fotografiche hanno puntato al lusso, quindi a quelle fotocamere che potevano avere una qualità molto superiore rispetto a quella degli smartphone e quindi che andavano a costare molto di più, con tutto una serie di accessori, in questo caso gli obiettivi, che costano molto di più e che quindi portano un guadagno superiore alla casa di produzione di macchine fotografiche. Tutta questa premessa per dire che è ovvio che oggi case come Canon e Sony, che sono le leader di mercato, puntino molto alle fotocamere full frame. Questo però non vuol dire che la fotocamera full frame è per forza la macchina giusta per tutte le esigenze, per tutte le persone che hanno bisogno di fare video. Assolutamente, anzi, esistono un sacco di altre possibilità, per esempio le APS-C, che sono altrettanto valide e qualitativamente non da meno, esattamente come potete vedere da queste immagini. Come ho già detto, queste immagini infatti sono registrate in 4K su entrambe le videocamere, e se non l'avessi ancora detto perché magari l'ho tagliato, lo sto dicendo in questo momento. Quindi, beh, la differenza qualitativa non è nemmeno così elevata, e in realtà ora voglio svelare quali sono le due videocamere, che sono la Sony Alpha 7S III e la Sony Alpha 6600. Questo perché io sono un utente Sony e da sempre uso macchine Sony, semplicemente perché per me sono le macchine con cui mi trovo meglio e quindi non sento la necessità di avere macchine di altri brand. Oltretutto condividono gli obiettivi l'una con l'altra e quindi per me è un vantaggio. In realtà in questo momento sto dando anche un vantaggio qualitativo alla full frame. Infatti la full frame sta registrando in 4K ma a 10 bit, cosa che l'APS-C non può fare, e che quindi questo dovrebbe portare un aumento della qualità visibile nel lato in cui troviamo la ripresa con la full frame, che vi dirò tra poco qual è. Infine c'è da dire che la 7S III, con l'obiettivo che sto utilizzando in questo momento, si aggira ad un costo di circa 5.000 euro, mentre l'Alpha 6600, con l'obiettivo che sta cercando di simulare la stessa profondità di campo della full frame, si aggira all'incirca intorno ai 2.000 euro. Quindi abbiamo una macchina
macchina da 2000 euro contro una da 5000 euro. Quindi c'è circa 3000 euro di scatto di differenza. Ma questi 3000 euro in questa situazione sono visibili? La mia risposta personalmente è no, la qualità è assolutamente o quasi identica ed è assolutamente difficile distinguere quale sia la macchina full frame dalla APS-C. Prima di andare oltre devo assolutamente specificare che questo confronto è possibile in 4K a 25 fotogrammi al secondo, come ho specificato all'inizio, questo perché già in Full HD la 7S3 sicuramente produce delle immagini di qualità superiore, ma soprattutto le APS-C di Sony si fermano a registrare in 4K a 30 fotogrammi al secondo, mentre con la 7S3 possiamo andare avanti fino a 120 fotogrammi al secondo, e questo sicuramente giustifica un po' di più la differenza di prezzo. Ma questo ragionamento, tutto questo discorso che ho fatto in questo video è proprio rivolto a chi fa un utilizzo di questo tipo della videocamera, quindi una ripresa fissa a 25 fotogrammi al secondo in 4K, perché voglio riflettere sul fatto che molto spesso ci si sente inferiori perché non si ha una fotocamera full frame, e quindi volevo dimostrare che comunque con una buona illuminazione, con una buona inquadratura, si riesce a simulare praticamente lo stesso risultato anche con una APS-C. E quindi volevo togliere un po' questo mito di dover per forza fare l'aggiornamento alla full frame e spendere quindi un sacco di soldi in più per aumentare una qualità che effettivamente è già buona così. E a questo punto del video posso finalmente rivelarvi su quale lato ho inserito la videocamera full frame e su quale lato ho inserito la macchina APS-C, così potrete scrivermi nei commenti se avete indovinato oppure no. Quindi il concetto che voglio assolutamente passarvi con questo video è che acquistare una videocamera full frame non farà di voi un videomaker migliore, ma sicuramente farà di voi un videomaker più povero.